Sono insegnante, come diceva Giulio, al liceo Modigliani di Padova. Alcuni intellettuali molto bravi come Giorgio Agamben, come Paolo Becchi, come Diego Fusaro e Massimo Cacciari ne hanno parlato, diciamo, abbastanza presto, no? Rispetto a quello che stiamo vivendo già dal marzo, diciamo, del 2020. In effetti questo della pandemia, che può, diciamo, possiamo far rientrare nella più generale, diciamo, categoria dell'emergenza, no? È un tema che la filosofia, e questi signori sono filosofi, guarda caso, ha trattato già per tempo, molti decenni, molti secoli fa. Pertanto non è, diciamo, un caso che proprio i filosofi hanno lanciato la prima forma di allarme rispetto a quello che stava avvenendo, cercando di farci capire che l'emergenza vera o presunta, vera o gonfiata, poteva costituire una forma, uno strumento molto potente per scardinare il nostro ordinamento giuridico e anche, diciamo, più in grande, visto che è una pandemia mondiale, la nostra intera civiltà giuridica, quella che più o meno dall'inizio del Seicento è andata elaborandosi in Europa e poi diffondendosi nel mondo, no, alla fine dell'Ottocento. Il tema dell'emergenza è il tema del caso grave, no, ed imprevisto rispetto all'ordinamento giuridico vigente. Ora, lasciamo da parte il fatto che da molti decenni gli organi sanitari, le istituzioni ci hanno avvisato, no, del fatto che le pandemie, le epidemie, gli spillover sarebbero stati, diciamo, problemi del nostro futuro, almeno da 20 anni più o meno. Quindi questa pandemia non era affatto imprevista, no? In questo senso. Le istituzioni politiche nazionali ed europee e anche internazionali avrebbero dovuto provvedere per tempo, no? Attraverso per esempio una migliore gestione delle istituzioni sanitarie, no? A prevenire il colpo. Non è stato così, anzi, come sapete, c'è stata un'inversione di tendenza ed uno smantellamento progressivo delle risorse economiche e materiali più o meno in tutti i paesi europei, ma non solo. Allo stesso modo, quindi, non era imprevista e forse non è neanche così grave, nel senso che il concetto di pandemia, come forse qualcuno di voi sa, è misteriosamente e improvvisamente cambiato proprio all'inizio di questa attuale pandemia, cioè l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deciso di cambiare il concetto di pandemia da una diffusione su più paesi o su più continenti di una forma epidemica grave, con molti morti, come era prima, a una più neutrale, più semplice e più manipolabile definizione di pandemia come diffusione di un patogeno in più continenti. Come vedete, in questa seconda definizione manca l'idea di una conseguenza grave, no? Sulla popolazione, perché in questo senso anche il raffreddore è una pandemia annuale, nel senso che la diffusione di un patogeno, no, in più paesi, persino in più continenti, almeno quelli di un certo emisfero, no, durante l'anno. Le definizioni sono molto importanti, la filosofia si basa non esclusivamente ma molto sulle definizioni. La filosofia è l'attività di, principalmente l'attività di definire i concetti, di perimetrarli, di capire che cosa accade dentro e che cosa accade fuori un certo concetto, e in questo modo servirsene per decifrare la realtà. Quindi nel caso della nostra pandemia vorrei tralasciare, diciamo, lasciare a margine, anzi tralasciare del tutto proprio la questione se si tratta di un'effettiva pandemia, se è grave, se hanno fatto bene o meno a dichiararla, eccetera, eccetera. C'è
i nostri governanti nazionali e internazionali l'hanno avallata, e quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà. L'emergenza pandemica è un'emergenza che per sua natura è diciamo, portata a durare a lungo, perché generalmente un patogeno viene combattuto nel tempo, nei decenni, attraverso lo sviluppo di varie cure e tra queste anche di vaccini, ma non esclusivamente di vaccini. In questa emergenza si è preteso invece di utilizzare come cura della pandemia qualcosa che per sua natura invece ha una valenza preventiva, cioè il vaccino. E chissà che magari più tardi non ci rifilino il contrario, cioè l'idea di prevenire eventuali future pandemie facendoci assumere delle cure, no? dei farmaci. Ecco, speriamo di non arrivare a tanto. In ogni caso, la pandemia e quindi lo stato di emergenza rientra in una più generale teoria che, per esempio, il filosofo Giorgio Agamben ha ricordato e lui stesso sviluppato in prima persona come la teoria dello stato di eccezione. L'eccezione è un concetto che deve essere inquadrato all'interno dell'ordinario, della normalità. Non tutti sanno che questa teoria dello stato d'eccezione, ultimamente sviluppata da Giorgio Agamben, ma anche da altri filosofi come Roberto Esposito, come Jacques Derrida, per esempio, e altri filosofi francesi degli anni 60-70, Foucault, per esempio, ha una radice ancora più lontana, storica, ancora più lontana, che possiamo far risalire al vero padre di questa teoria, che è il filosofo tedesco Carl Schmitt. Carl Schmitt è stato uno dei più grandi giuristi del Novecento, uno dei più grandi pensatori del Novecento, sicuramente uno dei più influenti, perché le sue teorie hanno condizionato non soltanto i pensatori della sua parte politica, che adesso vi dirò qual era, ma anche quella opposta. Carl Schmitt è stato un grande giurista tedesco che è vissuto durante l'epoca del nazismo, che ha appoggiato, in quanto ha ritenuto che il nazismo fosse un movimento politico che in qualche modo rispondeva alla sua visione filosofica della politica. Per questo è stato anche poi epurato nel secondo dopoguerra. È stato posto, come dire, in pensione forzata, ma ha continuato a scrivere, vissuto quasi 100 anni, ha scritto un sacco di libri, e nessuno di questi non ha avuto meno di una grande influenza su tutto il pensiero politico del secondo Novecento, anche in pensatori molto lontani da lui, come per esempio il nostro Massimo Cacciari, che appartiene ad una tradizione politica opposta, no? quella diciamo della sinistra. Il concetto di stato di eccezione viene elaborato da Carl Schmitt in opposizione ad un'altra grande teoria giuridica e politica, elaborata invece da un filosofo tedesco che si chiamava Hans Kelsen. Hans Kelsen è stato insomma il padre novecentesco, più o meno il padre novecentesco, delle teorie della democrazia liberale, ed è il pensatore austriaco al quale diciamo possiamo far risalire il concetto che sta alla base delle nostre costituzioni giuridiche, quelle del secondo dopoguerra. Quindi è stato diciamo così il vincitore, no, in questa battaglia, almeno il vincitore momentaneo in questa battaglia tra giganti, no, Carl Schmitt e Hans Kelsen. La realtà invece ci dice che il vecchio Schmitt probabilmente la vedeva più lunga di Kelsen. Che cosa sosteneva Kelsen? Kelsen sosteneva, nel tentativo di rielaborare una teoria della sovranità politica, no? Chi è il sovrano nel Novecento? Chi è che ha il potere e gestisce il potere politico? La risposta di Kelsen era che sovrana è la norma, sovrano è lo stato di diritto, cioè quell'insieme di norme costituzionali, civili, penali, amministrative, che formano l'insieme del nostro ordinamento giuridico.
tutto ciò che si può fare all'interno di un ordinamento giuridico di questo tipo, sosteneva Kelsen, deriva da una norma, deve derivare da una norma. Una norma che ci dica fin dove l'attore politico o amministrativo o penale o civile può o deve agire e non oltre, no? Assumendosi una responsabilità che cade al di qua del limite. Ogni azione politica, quindi, nella visione di Kelsen, deriva da una norma e a sua volta una norma deriva da una norma precedente. È politico ed è legittimo soltanto ciò che è legale, soltanto ciò che deriva da una norma. Una norma che prescrive come, quando, perché io, attore politico, debba o non debba agire in una certa situazione. In questo quadro, quindi, la persona è abbastanza indifferente, no? Che io sia il Presidente del Consiglio o che lo sia molto più meritoriamente il professor Spano, no? Non cambia niente perché sia io che il professor Spano siamo vincolati ad agire, a prendere decisioni all'interno di un perimetro ordinamentale molto preciso che prescrive letteralmente tutto, il come, il quando e il perché noi dobbiamo agire. È quindi una visione dello Stato, come dire, spersonalizzata, no? Diciamo neutra, dove a dominare la norma. E dove alla base di tutto c'è quella che Kelsen chiamava la Grundnorm, cioè la norma fondamentale. La norma fondamentale non è una norma di tipo materiale, cioè che prescrive un contenuto specifico, fai questo o fai quello, ma è una norma di tipo formale, vale a dire è la norma dalla quale discendono tutte le altre perché mette a fuoco la procedura attraverso la quale possono prodursi nuove norme. Nel nostro ordinamento giuridico, per esempio, la procedura è quella parlamentare, per cui una norma è generalmente proposta da una forza parlamentare o anche dal governo in certi casi, ma deve subire un iter preciso, l'approvazione alla Camera, l'approvazione al Senato, l'approvazione del Presidente della Repubblica, la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ecco, questo schema vale nel nostro Stato per tutte le possibili norme che devono essere prodotte. Rappresenta quindi la Grundnorm, la norma fondamentale. Ecco, a questa teoria che è stata vincente, no, nella seconda metà del Novecento, Carl Schmitt nel 1927 proponeva un'altra visione delle cose, e cioè quello che è stato chiamato poi decisionismo giuridico o decisionismo politico, vale a dire la teoria secondo la quale questa visione di Kelsen funziona, sì, ma soltanto in condizioni normali, cioè quando la vita dei cittadini e della popolazione si svolge all'interno di un perimetro di attività normali. Ma che cosa accade invece, si chiede Schmitt, quando la normalità viene sconvolta da un fatto eccezionale, per esempio una guerra, per esempio una guerra civile, per esempio una pandemia? In quel caso, dice Schmitt, il normale ordinamento giuridico viene conservato, certamente, anche nella guerra ci sono delle norme, no? Questo ce l'aveva insegnato Grozio a partire dal 1500. Ma questo ordinamento viene sospeso, cioè l'insieme delle garanzie, dei contrappesi e dei diritti e delle libertà, pur conservandosi, viene sospeso e molto spesso limitato, compresso. In altre parole, dice Schmitt, lo stato patologico, lo stato di eccezione appunto, quello in cui succede qualcosa che non era previsto di molto grave, ci svela, come nella malattia dell'individuo, no? Ci svela come funzionano veramente gli organi del corpo, corpo fisico o corpo politico, no? In questo caso. E cosa succede quando la normalità è sconvolta da uno stato di eccezione, si chiede Schmitt? C'è qualcuno che ad un certo punto decide quello che tutti devono fare. Questo qualcuno, che di volta in volta può cambiare, no? Non è una persona fisica, ma è più in generale il sovrano, intesa come entità decisionale,
Questo qualcuno, dicevo, questo sovrano è proprio colui che nello stato d'emergenza ha la forza di decidere, di dire a tutti gli altri quello che bisogna fare. Sovrano, ferma Schmitt, è colui che decide sullo stato di eccezione. La sovranità, quindi, dello Stato viene fondata non più dalla norma, che è messa in folle, diciamo, dal sistema eccezionale, dalla situazione eccezionale, ma è fondata dalla decisione di un uomo, di un partito, di un movimento, di un organo internazionale che in quel momento prende, no, la vita di tutti e la direzione in una certa direzione. Questa teoria, appunto, il decisionismo giuridico, il decisionismo politico, ha avuto la sua tragica implementazione giusto qualche anno dopo, no, gli scritti di Schmitt, proprio con il nazismo e con l'ascesa al potere di Hitler. Nel 1933 Hitler, legalmente eletto, non dimentichiamolo, nella Repubblica di Weimar come cancelliere, decise di avvalersi dei poteri eccezionali che la Costituzione di Weimar, all'articolo 48, garantiva al cancelliere proprio in condizioni di emergenza e di eccezionalità. In quel caso l'eccezionalità, l'emergenza, fu individuata dai nazisti e da Hitler nel pericolo comunista, no? C'era stato un incendio del Reichstag, non so se vi ricordate, e era stata data la colpa a un pugno di militanti comunisti, che poi risultarono tutti innocenti, molti furono scagionati già al tribunale tedesco, e l'unico che pagò per tutti era una persona un po', come dire, psichicamente un po' labile, che i nazisti tra l'altro avevano imbottito di psicofarmaci e di droghe per alterarne, insomma, la presenza mentale. Fatto sta che questo incendio e questa emergenza eccezionale, un attacco al cuore dello Stato, no? Come direbbero oggi gli organi di stampa americani, è un'espressione che abbiamo già sentito, no? Questo fatto permise a Hitler di dare vita ad una dittatura dal punto di vista del governo e ben presto ad un totalitarismo dal punto di vista della politica dello Stato. Allo stesso modo, quindi, di quello che accade oggi, un'emergenza, un fatto straordinario, ha sospeso le libertà costituzionali previste dalla Costituzione di Weimar, ha compresso le libertà, ma non basta questo per definire fino in fondo la teoria di Schmitt. Ed è su questo che vorrei un attimo ragionare, come dire, aggiungendo qualcosa che sento un po' trascurata, no, dai miei più importanti colleghi che sul mainstream appunto ci ricordano queste teorie. Cioè il concetto di amico-nemico, che è il concetto fondamentale che sta alla base della teoria di Schmitt. Schmitt, con la sua teoria che abbiamo visto del decisionismo, ha stabilito che sovrana non è la norma, ma è colui che decide nello stato di eccezione. Ma che cosa decide il sovrano nello stato di eccezione? Non soltanto cosa dobbiamo fare, in che direzione. Questa è una conseguenza. Quello che decide, dice Schmitt, è chi è nostro amico e chi è invece nostro nemico. Il concetto di amico e di nemico, questa polarità, no, concettuale, viene stabilita per la prima volta da Schmitt come la polarità concettuale alla base della dimensione politica. Ogni dimensione pratica o teorica dell'uomo, no, ha un perimetro concettuale che generalmente è definito da una polarità, no, di concetti. Per esempio l'arte si fonda sulla polarità bello-brutto, no? Il diritto sulla polarità lecito-illecito, la scienza sulla polarità vero-falso, la morale sulla polarità buono-cattivo. E la politica? La politica, dice Schmitt, si fonda invece sulla polarità amico-nemico. Questi due concetti devono essere individuati in modo più specifico. Schmitt lo fa con una caratterizzazione famosa,
amico è l'amico pubblico, non l'amico personale, stiamo parlando di una dimensione pubblica. L'amico o gli amici sono coloro nei quali noi ci riconosciamo e nella cui esistenza ci ritroviamo, a cui apparteniamo, diciamo così. Il nemico invece, il nemico pubblico, anche in questo caso, sono coloro che invece contrastano con la nostra visione della vita o esistenziale e sono coloro che invece la minacciano in qualche modo. Il nemico, dice Schmitt, non è semplicemente il concorrente. Concorrente è un termine che si usa per esempio nell'economia, no? Io che so, ho un esercizio commerciale, un negozio di articoli sportivi, il mio amico Anton ne ha un altro nella via a fianco, ebbene il mio amico, quel mio amico personale è in realtà il mio concorrente economico, no? In questo caso, cioè più si arricchisce lui meno mi arricchisco io, in questo caso c'è una concorrenza, perché concordiamo entrambi allo stesso obiettivo, quello di vendere articoli sportivi. Nel caso del nemico non è soltanto la relazione con l'amico non è spendibile soltanto in questi termini di concorrenza. Il nemico non è semplicemente colui che mi è indifferente o colui che concorre come me a certe attività. Il nemico è colui la cui esistenza minaccia direttamente la mia. Quindi è qualcosa che coinvolge gli individui e i popoli a livello esistenziale, a livello totale potremmo dire, no? Quanto più il mio nemico diventa potente, tanto più invece io e i miei amici ci indeboliamo e ne siamo minacciati. Non c'è possibilità di convivenza quindi tra l'amico e il nemico, in senso schmittiano, in senso politico. Ecco, questo aspetto mi sembra un po' trascurato, no? Dicevo, dai grandi filosofi che in questo momento stanno animando, per fortuna, il nostro dibattito intellettuale interno. Perché la comunicazione politica che noi stiamo subendo da 2 anni, non so se vi siete accorti, sta virando progressivamente, no? Dall'individuazione del patogeno, del virus, come condizione dell'emergenza, all'individuazione del nemico, il Novax per esempio, come condizione giuridica di colui al quale adesso bisogna opporsi. E cosa sto dicendo? Sto dicendo che la pandemia è stata usata fino a questo momento anche, no, come uno strumento di governo. In che senso? Nel senso che, tra le altre cose, noi stiamo vivendo da 2 anni in una condizione che legifera in stato d'emergenza, vale a dire sospendendo tutte quelle procedure normative di cui parlava Kelsen, no? Chi è che deve fare che cosa, semplificando queste normative, semplificando queste procedure, perché c'è un'emergenza che bisogna affrontare, fronteggiare. Questo porta, come hanno bene, diciamo, chiarito Agamben e Cacciari, ad una sospensione dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto è il perimetro, no, costituzionale all'interno del quale noi possiamo calcolare tutto quello che accade nella nostra vita, perché ci sono delle leggi scritte che io conosco, io cittadino conosco, e sulla base delle quali agisco in modo da preventivare le conseguenze della mia azione o delle mie azioni, e anche le responsabilità che ne derivano. Nella sospensione dello Stato di diritto questo non è più possibile determinarlo in modo preciso, non tanto forse per il cittadino, ma anche per il cittadino, quanto soprattutto per gli organi decisionali e le istituzioni, che in qualche modo eludono, no, il controllo giurisdizionale e la possibilità anche del cittadino e dell'opinione pubblica di controllare l'operato delle istituzioni. Questa sospensione dello Stato di diritto porta naturalmente alla compressione, alla sospensione, in certi casi alla completa cancellazione, ricordiamoci il lockdown, di diritti fondamentali, quali per esempio la libertà di movimento. Noi non potevamo uscire, difatti eravamo agli arresti domiciliari, della libertà di associazione, no? Non potevamo riunirci neanche nelle nostre case private,
e al diritto, per esempio, di lavorare, no? Eravamo impediti nel lavoro e quindi anche nella possibilità di far fronte alle necessità materiali. Generalmente questa sospensione dello Stato di diritto nelle situazioni di emergenza avviene attraverso una normazione che non risponde più quindi a quei vincoli, a quelle garanzie costituzionali dello Stato formale di Kelsen, no? Di cui abbiamo parlato, attraverso delle procedure più spicce, più rapide, che molto spesso prendono corpo in normazioni di tipo minore, come i regolamenti, come le ordinanze, come i decreti, cioè norme che appartengono ad un livello, ad una gerarchia giuridica, diciamo, inferiore rispetto a quella che è la normale forma della norma giuridica, cioè la legge, la cosiddetta legge, che deve, no, passare attraverso quell'iter che ricordavamo prima, le due camere, la promulgazione, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, lo Stato costituzionale nella situazione d'emergenza vira progressivamente, no, in uno Stato amministrativo, dove cioè le decisioni degli organi istituzionali vengono prese con una dimensione ed una procedura semplificata sulla quale il cittadino, ma anche direi il Parlamento per esempio, no, o la magistratura, non hanno più la possibilità di controllare l'operato decisionale, di sindacarlo e anche di contrastarlo, perché non tutto quello che decidono i governi è sempre fatto per il bene dei cittadini, no? Questo è opinione comune. Se poi parliamo dell'Italia, insomma, io penso che veramente bisognerebbe essere ciechi per fidarsi di una classe dirigente che nell'arco dei decenni ha dimostrato di essere forse la peggiore del mondo, no? Ad un livello di immoralità e di incompetenza veramente quasi senza uguali, almeno nel mondo occidentale. Questo Stato amministrativo è uno Stato cioè nel quale le decisioni vengono implementate non a livello più alto, quello istituzionale del governo, eccetera, ma a livello più basso, quello operativo delle amministrazioni locali, dei sindaci per esempio, o addirittura delle forze dell'ordine, o ancora di più da parte dello stesso cittadino che diventa operatore attivo, che deve far rispettare la legge rispetto al suo concittadino. Noi abbiamo i padroni, no, dei nostri esercizi commerciali che ci chiedono per esempio il Green Pass, quindi svolgono una funzione di polizia, nel senso che noi dobbiamo mostrare a loro, no, il documento valido che ci permette di fare o non fare certe cose. Questo vuol dire che la struttura dello Stato, che nella visione di Kelsen è molto ben compartimentata, no? Ognuno fa le cose che gli competono, quando gli competono, come gli competono, questa struttura diventa liquida. Non ci sono più dei confini netti, no? Tra chi fa una cosa e chi ne fa un'altra, tra chi decide e fa rispettare la legge o fa obbedire o obbedisce. Tutto diventa fluttuante, no? Lo Stato amministrativo è uno Stato operativo dove praticamente nessuno più, come dire, elabora la decisione formale sotto forma di deliberazione. Nel Parlamento si parlamenta, cioè si discute, no, finché alla fine non si trova un punto d'equilibrio e si vara la legge. Questo non esiste più. C'è una persona che non sappiamo neanche se è Mario Draghi, no? Perché Mario Draghi a sua volta si rivolge ad un'altra struttura, una fantomatica cabina di regia, che a sua volta non sappiamo esattamente chi sia, perché se ne rivolge a un'altra, come scatole cinesi dietro le quali, insomma, non si capisce bene chi è che decide quello che ne va della nostra vita di tutti i giorni. In più, questo stato fluttuante è fluttuante anche perché deborda quelli che sono i limiti dello Stato di diritto, soprattutto nella tempestività con la quale vengono emanate i provvedimenti e diciamo, le disposizioni. Mentre una norma generalmente viene fatta perché duri, no? Fin quando non si consuma la situazione, le norme attuali invece si susseguono rapidamente nel giro di un mese, meno di un mese, una settimana, meno di una settimana.
Questo produce enormi problemi dal punto di vista dello Stato di diritto del cittadino, perché il cittadino, uno, non può più sindacare sulle procedure con cui vengono emanate le disposizioni, non ce la fa perché sono occultate, no, dietro tutte quelle scatole cinesi di cui parlavamo prima. Due, una volta che la norma è promulgata, il cittadino deve avere il tempo di organizzarsi, di valutarla, di capire se impatta qualche sua libertà, qualche suo diritto fondamentale. Per fare questo bisogna riflettere, ci vuole un esperto, bisogna consultarsi. E nel momento in cui si è capito che effettivamente sì, impatta la nostra vita in modo illecito, e si cerca di fare, come dire, di dare una risposta, no, una contrapposizione a questa cosa, la norma è già cambiata. Quindi noi ci troviamo sempre in difetto, rincorriamo il danno, no? Senza la possibilità di contrastarlo effettivamente. È una sorta di politica shock, no? Nel quale, come succede sul quadrato, no? Dei pugili, destro-sinistro, non ti faccio capire più niente, no? Ne prendi talmente tante che non riesci più neanche a capire da dove vengono i colpi, no? Diciamo così. Lo Stato di diritto, come dicevo prima, ha la funzione di rendere calcolabile la nostra azione, qualsiasi azione, lavorativa, civile, penale. Se io non so che cosa mi accadrà quando faccio o non faccio qualcosa, dico o non dico qualcosa, non posso semplicemente progettare, pianificare, organizzare la mia vita. Ecco, con lo Stato fluttuante, con lo Stato amministrativo, è reso di fatto impossibile, no? A me cittadino, la possibilità di pianificare le mie azioni. Sono continuamente sospeso all'ultima decisione dell'organo decisionale e non ho il tempo materiale di calcolarne le conseguenze, di reagire nei modi formali che la legge mi consente. Tutto questo, oltre a costituire, diciamo, una forma molto grave di compromissione della vita politica, ma anche civile, dei cittadini, punge, ed ecco qui lo strumento di governo, la pandemia in funzione di strumento di governo, punge anche per distrarre l'opinione pubblica da quelli che sono i dossier caldi, diciamo, no? Il fatto cioè che la vita di una nazione non si basa, non si fonda e non ruota intorno alla salute dei cittadini, punto e basta. Ma ci sono tanti altri settori, tante altre attività, dal lavoro, alla scuola, alla ricerca e a tutte le attività, l'economia, no? Tutte le attività che rendono la vita associata, insomma, rendono possibile la vita associata. L'aver focalizzato tutte le decisioni, tutta la politica, tutta la comunicazione istituzionale sulla pandemia e quindi sulla salute ci ha distratti in due anni da tutto quello che invece era l'elemento decisionale rivolto ad altri settori. Per esempio, Mario Draghi ha potuto svendere l'Italia dalla sera alla mattina senza che nessuno obiettasse nulla e senza che in qualche modo noi cittadini capissimo se ci conveniva, se non ci conveniva, se c'era la possibilità di intervenire, di fermare questo passaggio, di allertare i partiti o le altre istituzioni. Lo stesso mi pare stia accadendo in questi giorni con la TIM, no? Parliamo di asset strategici del paese, non di aziende, come dire, minori. Sono aziende molto grandi e importanti, ma sono soprattutto strategici, nella misura in cui diciamo, i viaggi, gli spostamenti, la comunicazione sono elementi strutturali della civiltà e della società contemporanea. Quindi vendere queste cose, svenderle anzi, a padroni stranieri, significa in qualche modo mettere nelle mani di altri stati, per esempio la nostra sicurezza. La TIM è uno dei gestori, no, principali della telefonia e il fatto che apparterrà ad un altro stato straniero vuol dire che in qualche modo i nostri telefoni come minimo saranno controllati da qualcun altro. Voi direte, beh, ma non cambia molto, eravamo controllati anche prima dei nostri, sì, però almeno qui qualcuno, se ci controlla, e lo fa abusando, deve rendere conto alla magistratura o al cittadino o alle altre istituzioni, laddove invece sul paese straniero io non posso sindacare nulla perché non ho gli strumenti per farlo. Tra l'altro leggevo oggi stamattina che
Mario Draghi e Macron hanno deciso di scambiarsi ministri ogni tanto, non so se avete sentito. Cioè si inizia in modo divertente, perché Mario Draghi ha usato la parola facciamo una cosa folle, una cosa pazza, no? Ci scambiamo i ministri ogni tanto, tu mi dai un ministro, io te ne do un altro. Si inizia in modo divertente quell'accrocchio progressivo di governo che probabilmente è la vera finalità a lungo termine di tutta questa dimensione emergenziale pandemica. Cioè l'idea di creare, no, un potere decisionale unico tra le due sponde dell'Atlantico. Diciamo un governo unico per intenderci. Già lo fanno Francia e Germania, che ogni mese hanno un incontro istituzionale tra i due governi, adesso si sta inserendo anche l'Italia. E noi sappiamo che Italia, Francia e Germania sono i tre paesi, no, principali, economicamente più importanti dell'Europa. Ecco, non voglio abusare troppo, vado verso la conclusione. Ecco, quello che volevo dire quindi è questo, cioè tutte queste cose che ho succintamente descritto rappresentano forme di uso strumentale dell'emergenza, della pandemia, in funzione di governo. Quello tuttavia su cui volevo appuntare l'attenzione e chiudere è un passaggio ulteriore, ed è quello che Giorgio Agamben ha molto bene espresso facendo, diciamo, evidenziando il passaggio tra lo stato di emergenza e lo stato di eccezione vero e proprio. Lo stato di eccezione è uno stato di emergenza permanente, e come stato di emergenza permanente questa situazione eccezionale e grave provoca delle trasformazioni a lungo termine nella struttura giuridica dello Stato. Cioè, in altre parole, in queste settimane si va fondando progressivamente un nuovo Stato italiano, cioè qualcosa che supererà quella che è stata la forma di Stato che noi, i nostri padri costituenti, un grande sacrificio di vita, no, ed esistenziale, è andato costruendo, e che noi abbiamo ereditato, no, sotto forma della nostra Costituzione. In che senso si va fondando un nuovo Stato? Nel senso che si va individuando un nuovo nemico e quindi una nuova piattaforma sulla quale discriminare i cittadini in amico e nemico, tra coloro che ci appartengono e fanno parte del nostro Stato e coloro che invece non ci appartengono e vanno progressivamente individuati, contrastati, espulsi, chi lo sa, domani anche incarcerati o peggio. Per mettere in campo questa individuazione del nuovo nemico, se ci pensate, la pandemia è un'occasione ghiottissima, no? Perché la pandemia si fonda su una paura ancestrale, che non è la paura della morte, come molti dicono e ripeto, ma è la paura del contagio. La paura del contagio, la paura cioè di essere toccati, di essere in qualche modo lesionati nella propria integrità, è qualcosa di molto più profondo della morte. Molti di noi, per vari motivi, in circostanze eccezionali, sarebbero pronti a morire, no? Pensate, non so, a un vostro caro, no? Al quale voi, come dire, salvate la vita. Ma la paura del contagio è qualcosa di più primitivo, di più ancestrale, che riguarda la sfera religiosa della società. Religione è quell'attività, no, che l'umanità ha scoperto e praticato dai primordi, che consiste proprio nella difesa della salute dell'anima, della redenzione, della salvezza. Sentite come tutti questi concetti, no, rimandano tutti ad uno stesso accrocchio, diciamo così, concettuale, quella dell'integrità. È in salute colui che è integro, colui che non manca di niente, colui che non è difettato, no? Colui che non è ammalato di qualcosa o in qualche punto. Le religioni sono attività spirituali che servono in qualche modo a garantirci, a preservarci, no?
non soltanto da un punto di vista fisico, anche fisico, però, perché per esempio chi di voi è cattolico sa che alla fine dei tempi, no, noi risorgeremo con i nostri corpi, quindi esattamente, no, nel piano della salute, ma ovviamente soprattutto spirituale, cioè la salvezza intesa come redenzione, come purificazione dell'animo e quindi come proiezione verso l'eternità. La religione è un'attività che viene, no, il termine viene dal religere, unire, legare, collegare, no? La religione ci collega, il sentimento religioso ci collega perché siamo uniti, no, nel tentativo di preservarci dalla minaccia esterna, da coloro, colui che vuole toccarci, che vuole inquinarci, che vuole guastare, no, la nostra salute. Quindi, come vedete, questa concettualità è molto profonda e ovviamente l'uso della pandemia è stato finalizzato soprattutto e innanzitutto a spezzare questo legame. Il distanziamento sociale, che non a caso è stato chiamato sociale e non fisico, no? Vuole proprio spezzare questi legami, questa religione, tra virgolette, no? Ancestrale, che ci tiene uniti per esempio in un solo popolo o in una umanità sola, no? Una sola umanità. Quindi la pratica del distanziamento sociale, delle mascherine, della prudenza verso l'altro, che diventa un potenziale nemico, a prescindere, no? Perché potrebbe contagiarmi, veicolarmi qualcosa, corrompermi, eccetera, eccetera, è la precondizione per sciogliere quei legami sociali che fondano invece una società, un popolo e anche uno Stato, laddove poi questo popolo si unisce in una forma giuridica. Ecco, questa operazione è stata fatta nell'arco di 2 anni ed è riuscita molto bene, no? Nel senso che noi non siamo più gli stessi, non guardiamo più agli altri allo stesso modo che 2 anni fa, no? Io non so se vi ricordate all'inizio della pandemia, quando occasionalmente si incontrava qualcuno per strada sull'altro marciapiede, quello cambiava proprio quartiere per non incrociarti, no? Addirittura. E ancora oggi, no, c'è la volontà cattiva di ricordarti, ecco, come prima al bar, qui dove state a prendere un caffè, di mettere la mascherina, di non contagiare, di stare a distanza, di non inquinarmi, di non infettarmi, di non corrompermi, no, da parte della barista. Insomma. Quindi si è spezzato il legame religioso del popolo e dell'umanità. E in questo modo si è atomizzata la società e la si è resa pronta per riunirla sotto un'altra bandiera, sotto un'altra concettualità, sotto un'altra forma di amicizia in senso schmittiano. Amico adesso è colui che come me si protegge, mette la mascherina, tiene le distanze, non tocca l'altro, non saluta baciandosi o abbracciandosi come facevamo nei bei tempi antichi. Mentre il nemico è diventato colui che invece, al contrario, pratica tutte queste cose e quindi minaccia direttamente la mia vita. Ecco il concetto di nemico schmittiano, no? Non è soltanto il diverso, quello che si comporta in modo stravagante, il Novax decerebrato. Quella persona è mia nemica perché minaccia direttamente la mia esistenza. E quindi è qualcuno che io devo combattere. Combattere esistenzialmente, perché con la sua sola esistenza mi minaccia e quindi si è posto fuori dell'ordine sociale, della religio che ci tiene insieme. Vado, concludo. Ricorderete per esempio che anche il modo in cui il mainstream ha presentato, no, tutta la pandemia, il virus, il vaccino, il distanziamento, aveva tutta una concettualità religiosa, no? Come sfondo. Il vaccino è stato presentato come il Messia, come questo farmaco che veniva, no, dall'alto e che avrebbe salvato. Ancora ieri il nostro presidente Mattarella ha ribadito per l'ennesima volta: non usciremo e non ci salveremo se non grazie al vaccino, no? Questi messaggi devono entrare nel sottofondo proprio psicologico della cittadinanza e non devono più essere spunti. Al nemico, inteso come Novax,
al dissidente, a colui che si oppone a tutto quello che sta avvenendo, non va riconosciuta nessuna identità. Tant'è vero che non lo si chiama dissidente, non lo si chiama cittadino che non è d'accordo con il governo, che ha un altro opinione, lo si chiama con termini negativi, no vax, no mask, no pass, no qualcosa, perché non ha il diritto ad avere un'identità positiva. Al nemico, inteso in senso schmittiano, va tolta ogni legittimità esistenziale, no? Lo si deve privare di tutto, non lo si deve più considerare un uomo, ma un patogeno, un nemico che va schiacciato, va distrutto. Quindi nessun riconoscimento scientifico, tutto quello che il dissidente dice è fake news a prescindere, no? Né morale, perché è un cittadino immorale in quanto, non obbedendo alle regole, minaccia direttamente la salute degli altri, e neanche politico, perché non rientra più nel perimetro istituzionale della possibilità di prendere decisioni politiche o di sindacarle attraverso gli strumenti legittimi che la Costituzione ci fornisce. C'è stata una frase di Mario Draghi che oggi viene ripetuta anche da altri capi di governo e di Stato, ed è una frase che all'inizio ci ha lasciati tutti sbigottiti, perché sembrava una frase, come dire, un passo falso, no? Comunicativo, un po' strambo. Chi non si vaccina muore. Questo è stato ripetuto pochi giorni fa anche da Orban, ed è stato ripetuto, mi pare, anche da Schallenberg, se non sbaglio, il cancelliere austriaco. Chi non si vaccina muore e uccide. Grazie. Cosa vuol dire questa frase? Perché tutto quello che i politici dicono non è mai casuale. Voi sapete che esistono le figure degli spin doctor, no? Cioè gli esperti di comunicazione, che sono pagati profumatamente per dire ai nostri politici quello che devono dire, come lo devono dire, quando lo devono dire, persino il colore della cravatta che devono indossare in certi appuntamenti. La comunicazione è diventata tutta, la politica è evaporata. Nessuno pianifica veramente più nulla che ci riguarda, no? Nessun partito, sì, i partiti politici ci presentano dei programmi elettorali, ma di cui poi se ne fregano bellamente, no? Una volta eletti. Non è necessario eseguire il programma elettorale, è necessario comunicarlo, ma non eseguirlo. E nessuno lo si va lì a, come dire, a sindacare il fatto che questi non hanno eseguito quel programma. Quindi cosa vuol dire questa frase? Chi non si vaccina muore. Il suo significato è di tipo scientifico, cioè Mario Draghi ha voluto informarci di una verità che gli scienziati hanno messo a fuoco negli ultimi mesi, e cioè che chi non si vaccina muore? No, 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 perché questa scientificamente non regge come cosa, no? Io non sono vaccinato contro la difterite, non sono vaccinato contro la poliomielite, non sono vaccinato contro un sacco di cose, mica per forza devo morire, no? Quindi non era questo il messaggio che voleva dare Mario Draghi. Era un messaggio morale, cioè voleva consigliare ai suoi concittadini di essere buoni e quindi di preservare la salute degli altri vaccinandosi? No, perché altrimenti avrebbe detto solo il vaccino uccide, ma non muori, no? Quella di Mario Draghi va letta invece come un'esplicita minaccia rivolta ai dissidenti. Chi non si vaccina muore è un messaggio subliminale. Chi non si vaccina non apparterrà più a questo Stato. Chi non si vaccina diventa un individuo senza volto, diventa una persona non persona che può essere minacciata, repressa, perseguitata, può essere confinata, espulsa, incarcerata, uccisa. Chi non si vaccina muore. È un messaggio esplicito di minaccia che fonda il nuovo Stato. Lo Stato che non è più fondato sul lavoro, come ha ricordato il professor Spano, ma è fondato su una visione distorta della salute, no? Quella in cui io devo dimostrare di non essere infetto, di non essere un nemico dello Stato. E quindi sono un cittadino nella condizione di dover sempre dimostrare di essere succube al governo che incarna lo Stato in questo momento, colui che prende la decisione sullo stato d'eccezione. Grazie.
sono domande.